Ma noi qui in Italia abbiamo scelto una strada che purtroppo Tsipras non ha scelto, che è quella di uscire dall'euro. Dall'euro, sì. Quindi una proposta di legge per votare in Parlamento la fuoriuscita, un referendum per la fuoriuscita dall'euro, cioè riportare in mano ai cittadini una scelta importante, cioè avere o meno la sovranità monetaria. La sovranità monetaria ti garantisce una certa indipendenza dalle scelte europee. Questo non significa uscire dall'Europa, significa stare in una comunità europea, ma avere la possibilità, una certa indipendenza sulle politiche monetarie, sulle politiche economiche, perché in questo modo possiamo garantire risorse che oggi non sono garantite a tanti reparti, come la scuola, come la ricerca e l'istruzione. Ora, io voglio sottolineare un aspetto di queste elezioni che è forse l'aspetto più interessante, quello che una forza che comunque finora è stata considerata marginale è riuscita oggi ad andare al governo. Sì. E questo Questo è io penso che è importante. importante perché dimostra che è iniziato un nuovo percorso, una nuova era, come la vogliamo chiamare, all'interno dell'Europa, dove delle forze politiche nuove che si sono affacciate, qui in Italia c'è il Movimento 5 Stelle, ma abbiamo Podemos in Spagna o altre forze politiche in altri stati iniziano ad essere credibili per il governo e questo per noi naturalmente è una notizia positiva. Quindi voi, a parte la divergenza sull'euro, che voi siete contro l'euro, mentre invece Tsipras ha scelto di rimanere all'interno, voi avete molti punti in comune. Ma noi abbiamo punti in comune per esempio sul welfare, sul reddito di cittadinanza che anche Tsipras naturalmente cerca di diffondere perché c'è una situazione devastata nel territorio greco. E un aspetto molto interessante secondo me di Syriza è la creazione di presidi sanitari. Che è riuscito a creare, diciamo, con l'attivismo politico lì dove i servizi sanitari mancavano. Questo, per esempio, penso che sia un'iniziativa da replicare anche in Italia, che è dove accade sempre più spesso che presidi sanitari su territori vasti vengono chiusi Certo. senza lasciare alternative. E quindi è un aspetto che condividiamo. Naturalmente, penso che in questa fase c'è anche un po' di confusione, perché ho sentito il leader di Syriza che ha elogiato Renzi, quasi legandosi in una certa affinità. Ora due sono le cose: o non lo conosce, non conosce le politiche che Renzi sta facendo in Italia, o O è preso dall'entusiasmo del è preso momento. l'entusiasmo del momento. Potrebbe essere.